con Bacar Brave insieme a Noemi su Radio Godò. E ormai, come sapete tutti qui a Che Caso, oltre ad avere ospiti molto molto noti, a me piace dare spazio anche ad artisti emergenti che magari ancora non fanno parte di quello che viene definito il mainstream, ma che dal mio punto di vista meritano attenzione. Generalmente per scegliere chi ospitare mi affido ai tantissimi comunicati stampa che ricevo ogni settimana, e anzi voglio cogliere anche l'occasione proprio per ringraziare tutti gli uffici stampa che svolgono sempre un grandissimo lavoro, un lavoro straordinario. Alcune volte però mi piace soffermarmi, come è già capitato, su artisti in cui inciampo, diciamo così, anche un po' per caso, ed è esattamente quello che è successo con gli ospiti che vi sto per presentare. Il loro nuovo singolo Cerotti è fuori dal 12 gennaio e io sono davvero molto contenta di dare il benvenuto su Radio Godò ad Emash e Francesca. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno tutti. Buongiorno. Inciampata su di noi. Sono inciampata su di voi sui social e mi sono perdutamente innamorata delle vostre canzoni. Oh, troppo buona, troppo buona. Grazie. Allora, parliamo subito di Cerotti, perché credo che sia un brano che può, in qualche modo possa essere davvero considerato universale, un brano in cui ciascuno, almeno una volta nella vita, ci si possa riconoscere, perché esplora un po' quel senso di rinascita che si ha dopo una caduta rovinosa in amore. Esatto, esatto, sì, Cerotti un po' va proprio a parlare di una rinascita, no? Cioè dopo aver passato una relazione magari un po' sofferente. Dopo una rottura magari sofferente, c'è il momento in cui si riesce poi ad andare avanti. Si riesce a mettere un cerotto sopra quella relazione, quindi a ricominciare un po', non dico da zero, ma quasi da zero. C'è una frase che mi ha colpito tantissimo del vostro brano, che dice: ti giuro questa è l'ultima volta che tu diventi la mia musica. Sì, un po' come dire questa è l'ultima canzone che ti dedico, sostanzialmente. Cioè, te ne dedicate altre, questa è l'ultima proprio che ti dedico. In generale noi cantautori scriviamo spesso della persona amata, e quindi diciamo sono state tante le canzoni che abbiamo dedicato, diciamo, a quella persona, e quindi questa qua è l'ultima, non ne vogliamo più parlare, è un po' quello il senso. Esatto, questa è l'ultima canzone che ti dedichiamo. Che poi, scusate ragazzi, siccome voi siete anche molto noti sui social, potrebbe anche essere un po' trasportata sui social, nel senso, molto spesso capita che quando si vuol parlare con qualcuno si utilizzino, in maniera errata dal mio punto di vista, ma comunque si utilizzino anche le stories, i post, no, i reel, e generalmente si usano non canzoni a caso per fare le storie, si usano delle canzoni che, con le quali si vuole comunicare qualcosa a una specifica persona che poi non sai neanche se vedrà quella storia. Ecco, potrebbe anche essere intesa così quella frase, come l'ultima volta. Sì, che sì, ci è capitato un sacco su TikTok di persone fa ridere, però è vero, di persone divorziate che dedicavano questa canzone al proprio marito. Abbiamo visto striscioni messe su macchine con il clacson, la nostra canzone sotto. Cioè, abbiamo visto diverse frecciatine con questa nostra canzone. Da una parte siamo contenti, ci spiace per chi ha divorziato, però certo. È interessante. No, è bello come si voglia poi, si abbia proprio la necessità, soprattutto quando si rinasce in qualche modo, chiuso un capitolo e poi ci si rimette un po' in gioco, in discussione, si ha proprio voglia anche di condividere quello stato che si sta affrontando, no? Come di basta, mi sono tolta un peso, vado avanti finalmente. Anche il sound che avete scelto è un sound che quelli bravi direbbero che è molto catchy, perché c'è del pop che poi si mischia anche però con una parte di rap. Esatto, sì, infatti c'è, diciamo, il ritornello parte molto pop, con una strofa pop, e poi la seconda strofa invece entra Emash con, diciamo, un sound più rap. Siamo stati più hip hop. Poi dovevo anche ringraziare il nostro produttore, che lo possiamo dire, si chiama Etta Matters, che tra l'altro è il produttore di Mida, cioè colui che ha prodotto Rosso Fuoco di Mida, quindi ecco, dobbiamo ringraziare anche lui che ci ha fatto una produzione bellissima, e esatto, continua a farci produzioni bellissime ormai da un po' di anni. Sul vostro brano c'è un aneddoto simpatico, particolare, perché come spesso accade ormai TikTok è un po' un megafono per i giovani artisti, la vostra canzone adesso è super virale, ma c'è un aneddoto particolare rispetto alla stesura di questa canzone, al completamento di questa canzone, ce lo volete raccontare? Ma no, allora, noi ci ricordiamo che comunque prima di farla uscire l'abbiamo suonata spesso in giro, no? E noi colleghiamo spesso un aneddoto a questa canzone, nel senso che mentre la suonavamo live per strada è successo questo. Praticamente, vabbè, per strada noi mettiamo diciamo un cappello, tra virgolette, cioè la custodia della chitarra, in cui la gente comunque mette i soldini se piacciamo o meno, ed è arrivato un signore che si è avvicinato e ha preso 2 euro, no, dal nostro cappello. Gli chiedo: ma perché stai prendendo 2 euro?
E lui dice, perché questi 2 euro qua sono una moneta rara. E quindi senza chiederci ci ha preso 2 euro e ha trovato probabilmente una moneta rara all'interno del nostro cappello, quindi potevamo essere molto ricchi, ma in realtà no. Nuovo modo di rubare. Ecco, sì, in maniera elegante, diciamo così. Ma invece la canzone, se ho capito bene, inizialmente avevate scritto solamente la prima strofa. Sì, diciamo che poi noi utilizziamo anche TikTok come mezzo per capire se quella canzone è una canzone che può piacere, e infatti pubblicando, diciamo, già un pezzettino abbiamo un resoconto da parte dei nostri follower e da lì procediamo. Certo. Diciamo, lo siamo anche un po' come test. Bene, ma è giusto. Ragazzi, progetti futuri, peraltro tra poco sentiremo poi ovviamente la vostra Cerotti, sto facendo due chiacchiere, ma appena ci saluteremo poi passerà per appunto su Radio Godot il vostro brano. Progetti futuri nell'immediato, un futuro prossimo? Sì, stiamo producendo una nuova canzone che sarà un sequel di Cerotti, perché parlerà sì di aver superato una relazione magari tossica, ma di aver trovato invece qualcuno che è in grado di farci riapprezzare. Quindi, meno male, io lo auguro a tutti veramente. mi sento di abbracciare questa nuova canzone che ancora non c'è, ma che quando ci sarà bellissima, perché vorrà dire che effettivamente c'è stato un glow up, ecco, un pro. Siamo passati alla fase successiva. Speriamo. Allora, prima di salutarci, di ascoltare insieme Cerotti, ragazzi, mi raccontate un caso umano che avete incontrato nella vostra vita? Allora, il caso umano in realtà che abbiamo incontrato è proprio quello che ci ha rubato l'euro. Ci credo. Sono quelli là che c'erano. Beh, in realtà noi, essendo nati per strada, ne abbiamo davvero, un po', cioè tante volte litighiamo, no, litigano loro con noi in realtà. In che senso litigano con voi? Perché era la bancarella. Esatto, allora c'è stata una bancarella, ad esempio, che era là vicino, praticamente ai negozianti dà fastidio la musica, no, quando sei per strada, perché dicono che allontana i clienti. Ah. E c'è stata questa bancarella che neanche ci ha sentito cantare, ed è venuta da noi e ci ha detto: "Ma no, dovete andarvene via perché mandate via i miei clienti, eccetera." Poi ci ha iniziato a sentire suonare, tipo dopo 5 canzoni viene, ci abbraccia e ci bacia. Scusate, bravissimi. Vabbè, ci sta. Beh, una gran bella soddisfazione per voi però, no? Aver fatto cambiare idea. Sì, poi ne abbiamo avuti altri invece che hanno mantenuto quell'idea, però... Vabbè, l'importante è che ogni tanto qualcuno la cambi, piano piano, poi la cambieranno un po' tutti, ce lo auguriamo, insomma. Sì, dai, speriamo. Sì, comunque di casi umani in giro, c'è anche persone che vengono e non so, parlano al microfono senza il tuo consenso, quindi... Cioè, per strada, ne trovi. Ne trovi tantissimi. Guarda, se vi può consolare anche senza essere per strada, io ci faccio un programma, fate un po' voi. Anche non per strada. Appunto, voglio ringraziare davvero tantissimo, darvi un grandissimo in bocca al lupo, Emash e Francesca, grazie per essere stati i nostri ospiti qui su Radio grazie Godot. Adesso c'è Cerotti, ciao ragazzi, buon ascolto. Ciao. Ho gridato il tuo nome mille volte, ti ho cercato nei tram che passavano di notte.